nell'immobilismo e nel disinteresse della politica, che strumenti hanno i cittadini per superare questo sistema che li sta privando di ogni diritto? Beh, non sarei sicuro che la politica è così immobilista. In realtà noi non sappiamo bene la verità, né potremmo mai saperla, e forse è meglio così. Nel senso, non voglio che noi voglio dare facili speranze, sto dicendo che un'uscita dall'euro in qualunque forma, sia concordata sia unilaterale, è qualcosa che va tenuto segreto fino al giorno prima. È come l'uscita dallo SME: fino al giorno prima ci continuava a dire butteremo le riserve residue, la gamba di legno, cioè tutto per difendere il cambio della lira all'interno dello SME. Tre ore dopo arriva il comunicato, quindi non è che è immobilismo, certo. Questi vogliono morire per Maastricht, quindi sapete che no, che si chiama, cioè io metto l'intento su una cosa, se tanto la desidero, no, il martirio è liberato, quindi speriamo che sia limitato a chi è interessato, perché noi non ci teniamo molto. Quindi lei, completando la domanda, ritiene che possa esserci un soggetto politico che possa, magari, non so, prendersi una responsabilità come questa facendo un gioco come quello che ha descritto? Questa è una domanda molto interessante. Allo Stato pare di no, allo Stato pare di no, pare che ci sia una compatta, diciamo, un compatto fanatismo per l'euro esplicito nella maggior parte delle forze di una certa parte. Poi visto che sono divise in tre partes, no? Come la seconda parte, diciamo, è ambiguamente anti-euro, ma non, tutto che non è anti-Tea Party, cioè è anti-euro ma non formula nessuna critica cosciente e riconoscibile verso il neoliberismo, quindi effettivamente cambia poco, no? Se io continuo a dire la spesa pubblica, cosa fare, impiegati pubblici, fannulloni, cioè come se dopo 20 anni che ci raccontano queste storie, noi possiamo sperare, no? La spesa pubblica improduttiva, le solite storie per tagliare le tasse, devo tagliare la spesa pubblica, dobbiamo fare presto, avevamo scritto fare presto, no? sulle 24 ore, ma infatti hanno fatto presto perché hanno mandato in recessione il paese in pochi giorni, è stato un risultato eccezionale. E quando era fuori dalla recessione, tra l'altro, noi nel 2010 eravamo fuori. Quindi noi siamo rientrati in recessioni sul fare del 2011. Sì, nel 2010 eravamo rientrati, addirittura non avevamo più neanche, avevamo fatto solo nel 2009, non eravamo riusciti a far realizzare un avanzo di bilancio, siamo riusciti, quasi arriviamo quasi pareggio di saldo primario, intendo, e nel 2011 abbiamo realizzato un mini 0,9, se non ricordo male, quindi, di avanzo primario, quindi noi siamo andati in recessione avendo un saldo primario, che è una cosa incredibile, cioè significa che la recessione la volevo proprio. Quindi, cioè, detto questo, comunque, no, sì, la situazione è strana, non c'è una rappresentatività, non c'è nessuna rappresentazione politica affinché il modello dell'ordoliberismo, ecco, cioè questa strategia cosmetica che rende particolarmente insidioso e stabilizza il neoliberismo a livello istituzionale e che in Italia assume il volto dell'Europa, dell'Unione Europea, non ci sono dubbi su questo. Allora, non c'è nessuno che lo denunzi, tant'è vero che la domanda sull'ordoliberismo viene come se dice, ma che cavolo è questo ordoliberismo? Beh, voi tedeschi è chiaro, se ne parla in America, gli altri è chiaro, in Italia c'è questa strana ignoranza, ma che sarà mai? No, invece è proprio quello che succede. Quindi non viene denunziato. Dall'altra parte non c'è sostanziale. Credo che si vogliano diminuire le tasse come supply sides, si vogliano fare sussidi, politiche di sussidi come supply sides, si è disposti a fare il deficit per questo, ma non certo per far uscire il lavoro dalla sua riduzione a merce, il che provoca contrarietà evidente alla Costituzione. Quindi, no, poi tra l'altro chi c'è rimasto? C'è un terzo polo che sostiene il reddito della cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è la resa, e la resa proprio è prendete, mi presento con la bandiera bianca e dico tutto quello che c'è scritto in Costituzione è bello, ammesso che lo conoscano, però è irrealizzabile. Come è irrealizzabile? Sta nella Costituzione, è obbligatorio, è la maggiore legalità costituzionale, ma perché dobbiamo rinunciarci? Perché nella Costituzione sono ben altri mezzi. In Costituzione è previsto il salario indiretto,
la previdenza, il salario differito, le pensioni, è prevista la sanità pubblica, è prevista l'istruzione pubblica, cioè sono tutti trasferimenti di ricchezza che consentono automaticamente di resistere al concetto di lavoro merce. Vi rendete conto di questo? No? Esiste la tutela dell'autonomia collettiva sindacale, esiste la tutela del salario reale, perché l'articolo 36 non mira semplicemente a dire che bisogna fare i contratti collettivi, dice che i contratti collettivi vanno fatti in modo da consentire un'esistenza libera e dignitosa. Quindi è evidente, l'articolo 47 della Costituzione è interpretabile a questa luce nello stesso senso, cioè se io devo avere il risparmio diffuso, cioè a tutte le classi sociali, vuol dire che dovrò tutelare per forza i salari reali, no? Perché sennò che risparmio, se cresco meno dell'inflazione o sono disoccupato non risparmio più, non emerita cippa, insomma, no? E poi ancora è un sistema costituzionale che, se realizzato come bisognerebbe, perché prima ci si lamentava che non era realizzato abbastanza, poi a un certo punto si è deciso che non si poteva più fare, eravamo in cammino verso un obiettivo, improvvisamente non si può più fare. E quindi il reddito di cittadinanza non è altro che, perché corrisponde a un concetto di welfare che non è quello accolto in Costituzione, quello è il welfare, diciamo, come dicono, non pietoso, il welfare è sostanzialmente anglosassone, che è una forma in cui lo Stato, è una forma di beneficenza in cui viene fatta, si prende un compito pubblico di alleviare le pene dei poveri, perché loro non muoiono per strada sotto i ponti, anche ci riescono spesso, perché il reddito di cittadinanza soffre dello stesso limite di questo tipo di welfare, poiché deve essere reso compatibile con la drastica limitazione delle politiche fiscali, del bilancio dello Stato, è soggetto alle stesse cose, per cui sarà deflazionato, è soggetto a tagli esattamente secondo le stesse esigenze che portano al resto della spesa pubblica. Quindi oggi garantisco una cosa, poi non sarò in grado di garantirla mai più, perché la vera religione è il pareggio di bilancio, no? Quindi di fronte a qualsiasi minima crisi, cioè a qualsiasi congiuntura, non sarò in grado di mantenere quell'equilibrio di prestazione, perché d'altra parte col pareggio di bilancio nessuna prestazione è incomprimibile, nessuna. Quindi prima più di tutte queste. È una resa a un sistema che era basato sul welfare attivo, non sul welfare di condiscendenza e di pietoso.